Benvenuti alla prima edizione della Rotary Academy Distretto 2102. L'obiettivo è quello di realizzare degli eventi e dei percorsi formativi che possano consentire ai partecipanti di migliorare le proprie soft skill. In Sudafrica, Bloemfontein, quando sono salita su un podio, avevo il leoncino che porta fortuna e la bandiera che avevo nelle spalle con le mie medaglie. Quello è il ricordo più bello della mia vita, perché quella vittoria è la vittoria che ho dedicato molto importante alla mia nonna. Beh, come si compete con i colossi? Si compete con la capacità di realizzare delle soluzioni che siano innovative, che siano efficaci, perché questi colossi fanno di tutto, ma in realtà si approvvigionano delle piccole aziende delle soluzioni specifiche. Forse non ce n'è notizia, ma voi non potete sapere quanta Calabria, quante piccole aziende calabresi, quanti grandi professionisti calabresi sono nelle grandi aziende. Noi utilizziamo una serie di polimeri naturali, li misceliamo e otteniamo il nostro cappotto per la frutta. Si tratta di polimeri naturali che vengono estratti a loro volta da scarti agroalimentari, che quindi togliamo già dalla circolazione e produciamo qualcosa di utile, diamo utilità a questi scarti. Io oggi, ragazzi, ho da fare una richiesta, quello che in fondo faccio sempre, quella di diventare dei semini e aiutarli a cambiare un pregiudizio, un pensiero distorto che si ha sulle persone con le demenze, che vengono viste come dei gusci vuoti, buoni a niente subito dopo una diagnosi, mentre invece venite, so che qui c'è anche la vostra docente, venite nel nostro centro a vedere quanto è bella la signora Dina e a fare compagnia a ragazzi come Francesco, che hanno appena 38 anni e che hanno una demenza. È stato un percorso veramente molto piacevole, interessante, e da governatore ho cercato di capire sempre il mio territorio, la Calabria, quale grande problematicità presentasse. Oggi ho visto problemi grossi, ho visto però capacità di reazione, capacità di organizzazione, capacità di fare. Martedì sera alle ore 21:50 su Padre Pio TV.